Nel cammino della Crescima incontriamo questi ragazzi straordinari e difficilissimi eh, che sono i preadolescenti e gli adolescenti. C'è uno studioso che dice che l'unico essere che nella, sulla Terra ha l'adolescenza è l'uomo, gli animali non hanno l'adolescenza. L'adolescenza è questa realtà in cui si comincia a dire di no a tutto, il ragazzo più buono contesta qualsiasi cosa, non gli va bene il papà, la mamma, il papa, il catechista, eccetera. No? E' eh, è veramente un momento difficilissimo. E dobbiamo capire che non è una difficoltà solo della catechesi, della cresima, ma dell'evoluzione dello sviluppo dell'intera società, sono in difficoltà i genitori, i genitori devono trovare carattere, devono sapere co come parlare ai ragazzi e spesso e questo complica il problema sono come degli assenteisti. E lo stesso la scuola, c'è cioè un professore delle, delle medie è in estrema difficoltà, mi raccontava una docente, una volta mi ha fatto morire da ridere, che c'erano questi ragazzi e mi diceva, Don Andrea, ma io come faccio a parlare con loro? Ci sono in prima fila quelli che sono ancora dei bambini, sono dei secchioni, con la merenda preparata dalla mamma, tutti buoni. Poi dietro ci sono le ragazze che sono già sviluppate, hanno già il seno che si sta pian piano sviluppando, e che sono innamorate già dei ragazzi più grandi, non dei loro coetanei perché non gli interessano. E i ragazzi che stanno lì spaparanzati, non importa niente di niente, è veramente difficile. Però noi sappiamo anche che proprio per questo è fondamentale stare vicino a loro, perché questi ragazzi sono lasciati soli da tutti e la catechesi con loro è una cosa meravigliosa, cioè noi scegliamo di amarli, di camminare con loro e noi sappiamo che loro hanno bisogno di Cristo, che questa loro età difficilissima attraverso proprio il Vangelo, Cristo e la Chiesa troverà una luce. Hai parlato adesso dello smarrimento, un po' dell'adolescente, e mi veniva in mente quando eh, mi fu rivolta la prima volta la domanda dalla catechista che si trovava davanti a noi, adolescenti: perché siete qui oggi? Ed era una domanda a cui effettivamente noi non sapevamo rispondere. E secondo te è giusto fare ai ragazzi una domanda di questo tipo? I ragazzi possono trovare una risposta? Ti confesso un segreto, anch'io da catechista, ho cominciato a 17 anni a fare il catechista e cominciavo così e mi sentivo molto bravo. Dicevo, ecco, ho mostrato che loro non sanno perché, perché loro dicevano che ci ha mandato mio padre, non me ne importa niente. No? Invece ora sono convinto che bisogna subito dar loro una cosa importante, bella, perché loro sono appunto nell'età in cui eh, criticano, non sono in grado di costruire. No? E io partirei, per esempio, da questa cosa semplicissima: che cosa vuol dire questa parola confermazione, no? e Confermazione di solito viene spiegata in un modo che non è perfetto teologicamente, e come si dice, come se il ragazzo dovesse confermare quello che il genitore a suo nome ha detto nel battesimo. No? Ma questa cosa è vera solo in parte, perché in realtà la crescita è un, un dono, un sacramento, è una grazia. No? Confermare è Dio che confermi innanzitutto loro della loro dignità di figli, della loro vocazione, della loro bellezza. no? Faccio un esempio così che mi ha, mi ha colpito una no? volta, mi è molto piaciuto, eh, mi ha anche un po' commosso. Un giorno stavo passeggiando e mi sono immaginato mio papà, che è già in cielo, che dal cielo mi guardava e mi diceva: Bravo, Andrea, sei la luce dei miei occhi, sono fiero di te, quello che dici, coraggio, vai avanti, continua a fare il prete, perché ce la fai, coraggio, va bene così, no? È stato un momento in cui, eh, non è facile, i ragazzi non sempre hanno questo, no? ho sentito la conferma, cioè non che io facevo, ma che mio padre mi, mi sosteneva, no? La confermazione è questo, è Dio padre, eh, il Cristo, lo Spirito Santo, che dicono ai ragazzi, eh, coraggio, eh, è possibile, la, la vita non è un, uno scherzo, non è una cosa inutile, ma ci sono delle cose meravigliose da fare, no? Eh, un altro esempio che mi ha colpito tantissimo è in Harry Potter, che è questa saga in sette volumi eh, di questa scrittrice inglese che molti ragazzi hanno letto fin da bambini, no? C'è questo ragazzo che pian piano cresce e ha 17 anni di fatto gli è chiesto di dare la vita perché ha una parte del male, un horcrux, adesso non è importante parlare questo, che è entrato in lui e quindi lui deve sfidare Voldemort, il cattivo, e rischiare di morire. No? E lui lo vuole fare, però ha paura di farlo perché morire è difficile, anche se è per i tuoi amici. No? E allora eh, gli appaiono i suoi genitori che sono morti per dare a lui la vita. Eh, lui ha un segno sulla testa perché lo hanno protetto e eh, gli dicono «Coraggio!» devi morire, sei stato bravo fin qui, vai avanti, dai la vita, no? Cioè è un'immagine fortissima, è laica, non è una cosa cristiana, no? La crescita è molto di più di questo, cioè la crescita è questa forza che dice eh, realmente la tua vita è degna di essere vissuta, è un compito importantissimo e per questo vale veramente la pena non buttare via i tuoi 12, 13, 14 anni, ma usarli come una tappa fondamentale per preparare eh, tutto ciò che, che, è, che è la tua vita. Mi colpisce questa cosa che dicevi riguardo eh, Harry Potter, questo di avere il coraggio di morire, quando uno entra un po' nelle riunioni dei catechisti, e voi immagino avrete fatte sicuramente anche più di me, c'è cioè la depressione più totale che regna, eh, mi viene da pensare non saremo anche un po' noi che carichiamo di negatività a questi ragazzi, che li vediamo sotto una luce negativa, non ci rendiamo conto invece di qualcosa che c'è in loro, eh, fermandoci solamente sugli aspetti più deteriori, che sono forse un po' più i nostri che i loro. È molto difficile, perché a volte ci sono certi incontri di catechesi che cominciano e veramente è un senso di, di, di fatica, quindi c'è tutta la massima solidarietà ai catechisti che stanno ascoltando in questo momento, che stanno guardando. Proprio Devono proprio, morire loro delle mamma volte. Mamma mia, cioè, all'inizio proprio non sai da che parte cominciare. Però volendo dare diciamo un inizio, io mi appoggio a, al nostro disegno, al nostro schema che abbiamo spiegato nell'incontro precedente, quello sulle, sulle comunioni, quindi voi potete vederlo lì come si è formato. Volendo partire in modo positivo, in modo propositivo, questo tema dell'amicizia per loro è fondamentale, quello che tu hai accennato eh, con Harry Potter, il fatto di dare la vita per gli amici. Io sottolineerei, sottolineo sempre che il positivo, il bene, loro ce l'hanno già scritto dentro, loro hanno un desiderio profondo di bene, loro sanno, non loro, noi sappiamo come eh, vorremmo essere. Io tante volte agli adolescenti, eh, ma anche a volte agli adulti, perché oggi l'adolescenza <ride> va molto avanti là negli anni, oggi sono quarantenni che ragionano esattamente come quindicenni, Parlare dicendo io so quello che voglio essere, io vorrei essere ragazzi un uomo leale, io vorrei essere un uomo coraggioso, vorrei essere una persona forte, una persona capace di sopportare le difficoltà, io vorrei essere capace di soffrire per voi, vorrei non lasciarmi condizionare dalla fatica a volte di parlare, io vorrei essere un vero amico, cioè io vorrei essere uno capace di lealtà con l'amico, vorrei essere capace di non parlare male del mio amico quando attorno altri ne parlano. No. Vorrei essere, ecco, parlare al loro cuore dicendo che far vedere che i desideri miei di uomo sono identici ai loro desideri e poi a questo punto sottolineare che però non c'è solo il desiderio eh, dell'uomo, la libertà dell'uomo che desidera. Ma c'è la libertà grande di Dio, c'è anche il desiderio grande di Dio, il desiderio grande di Dio che è non una teoria, non un libro, ma è una persona, Gesù Cristo. Io per spiegare questo, cioè il fatto che eh, lo Spirito Santo che si riceve nella Cresima, che si riceve nei Sacramenti, che si riceve nella Comunione, ti dà la forma di Cristo, di solito lo spiego con un esempio sportivo. Eh, quando un ragazzino va a imparare, non so, a giocare a tennis, e... Eh, il maestro gli spiega teoricamente che cos'è il dritto e gli dice: guarda, il dritto si fa così: devi tenere il braccio ben teso, non devi tenere la racchetta né verso il basso, di tenerla dritta, devi aspettare che la pallina rimbalzi quando è all'apice, cioè quando la pallina si ferma, tu puoi dare il colpo. In quel momento il dritto esiste già, cioè la forma del dritto esiste già. Esiste già nella teoria, esiste già nella pratica, perché la sa fare il maestro. Poi cominciano i primi, le prime lezioni dove il maestro piano piano tira piano piano la palla e c'è la prima esperienza, la prima volta in cui il ragazzino che gioca a tennis, per la prima volta riesce a fare movimento giusto, colpisce al punto giusto e la palla va dall'altra parte, passando... Poco sopra il net, è un'esperienza. Il dritto c'era già, ma lui ha preso la forma del dritto che esisteva. Non basta perché, poi a quel punto, dopo le lezioni, non so se funziona ancora così, ti mettevano davanti a una macchina che cominciava a a buttare palline da tutte le parti e tu devi correre e andare a prenderla. Cioè dovevi prendere questa forma in modo continuo. Qui in questo caso non è la forza di volontà che ti dà la forma del dritto che esisteva già. La forma è Cristo e solo se tu liberamente chiedi il dono dello Spirito puoi prendere questa forma del Figlio di Dio che ti viene donata e così compi i tuoi desideri. Così tu diventi un amico capace di dare la vita, come il Figlio di Dio ha dato la vita. È l'unico veramente che può dirsi amico. A me piace molto questo e noi stiamo usando questo, questo schema eh, in una maniera diversa, mentre con i bambini l'abbiamo usato in maniera più oggettiva. Ci sono gli uomini che cercano Dio, l'uomo primitivo, le religioni, ma non lo trovano, allora Dio si rivela nella storia del popolo ebraico. Qui noi stiamo sottolineando l'aspetto esistenziale, cioè quella L minuscola è la libertà dell'uomo che... Eh, Vuole tutto, vuole, vuole la bellezza, la grandezza, la bontà, la purezza, eh, vuole l'amore. E, e c'è la libertà grande di Dio che viene a entrare dentro di noi per darci questo. No? Io penso proprio che la libertà, e si, si può dire fin dall'inizio, eh, è un tema. Mh, non capito, cioè, i ragazzi parlano sempre dell'essere liberi, ma in realtà non sanno cosa essere liberi perché la nostra società distrugge la libertà cioè non si rendono conto che una loro scelta cambierà tutta la vita loro e di tutti gli altri io, un esempio che faccio spesso eh, ai catechisti, e eh, mi piace molto farlo anche ai ragazzi no? io vengo da una famiglia dove noi siamo quattro figli, io sono il primo genito e io mi domando, e se mia mamma e mio padre si fossero fermati a un solo figlio non avrei Stefano, Giovanni e Marco si fossero fermati al secondo non avrei Giovanni e Marco, si fossero fermati al terzo cioè loro, i nostri ragazzi di 12 anni, non sanno ancora se saranno padri, se saranno madri e, e chi avrà la vita da loro e quanti saranno. Questa libertà è enorme, cioè loro stanno crescendo per diventare amici, per diventare padri. Eh, a me piace molto dire fin dall'inizio loro: no? Voi non studiate per prendere otto a, a scuola, che è bello, bisogna prendere otto se possibile, no. Ma quell'andar bene a scuola vi serve perché voi dovete essere persone che poi saranno padri, sar sarete madri, sarete persone che. Eh, Avranno il lavoro e noi non possiamo vivere in una società dove non si lavora bene, sarete i testimoni del Vangelo. Noi non sappiamo se l'Italia domani sarà credente o sarà ateo o sarà di un'altra religione, cioè, questa libertà è totalmente da scrivere. No? E questa libertà di Dio che viene, fargli capire questo proprio, cioè, eh, la cresce in un momento dove realmente. Eh, prendi questa forma non basta che tu l'abbia già presa da, da bambino, cioè tu adesso sei totalmente diverso. Realmente c'è bisogno che l'amore, la, la fede, la speranza, la carità entrino in te in maniera totalmente diversa rispetto da bambino. No? Mio padre, per esempio, mi fece eh, in un dialogo quando io dovetti cominciare la cresima, avvenne questa cosa secondo me, semplice ma interessante, questa da dire ai genitori: lui mi disse, Andrea, tu vuoi fare il cammino della Crescima? E io come tutti i ragazzi risposi assolutamente no, non c'ho nessuna voglia. E lui mi disse: no, tu lo devi fare perché adesso tu devi avere una fede diversa, devi conoscere, devi amare, devi capire. Poi io accetterò dopo due anni eh, se tu decidi di non fare la crescita, ma io non accetto che tu non scopra la bellezza, l'importanza, cioè tu devi dire sì o no dinanzi ad una cosa che conosci da, da ragazzo, oramai da, da persona più matura. No? E questa libertà di Dio dice proprio che noi abbiamo bisogno di questa, di questa presenza. Io che tennis l'ho fatto però so anche quanto ci si mette a prendere questa forma e da catechista mi ricordo anche le, grandi prime, le prime delusioni che ci sono, no? quando uno prepara per tanto tempo un incontro e poi si scontra invece con la litigata dei ragazzi, con la sala vuota. E forse questo tema della libertà però nasconde anche una parte più amara che tanti catechisti come me probabilmente sperimentano incontro dopo incontro. Eh, C'è forse anche un aspetto veramente eh, difficile da saper destreggiare, da saper educare, da saper formare nei ragazzi. Io ritengo molto importante quello che tu hai detto e ritengo importante che i ragazzi sappiano che noi sappiamo che esiste il male. Cioè in loro non esiste solo il desiderio, ma in loro esiste anche quello che è il peccato, che è una, 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 una palla al piede che ti cerca, non solo esiste. Ma, ma ti tira da qualche parte, no? Noi dobbiamo dire loro che il Vangelo è necessario perché è bellissimo. Ma anche perché se io tolgo il Vangelo eh, posso diventare schiavo della perdita di tempo, del nulla, di passare ore e ore su Facebook senza combinare niente. Facebook non è male di per sé, ma io ho bisogno di dare il giusto peso alle cose, se no quelle cose mi prendono. A volte uno ha l'idea della vita, eh, noi abbiamo dimenticato che la vita è una lotta dove realmente il male esiste e ci può prendere, no? sembra quasi lasciamo il nostro desiderio in maniera così spontanistica, no? invece noi dobbiamo dire che il male esiste veramente, a volte eh, mi viene in mente questa immagine, è come se uno pensasse di fare una partita di calcio, eh, siamo 11 giocatori. Lui purtroppo è del Torino, io sono della Roma, allora, la Roma scende in campo e non prende in considerazione che c'è l'attaccante avversario che vuole fare gol, c'è la mezzala, c'è. Cioè, gli altri vogliono segnare nella tua porta. E tu nel, nel sistemare la squadra non devi pensare solamente a quello che tu desideri, ma tu sai che c'è un nemico, no? E in particolare, penso sia molto interessante, Padre Maurizio conosce bene questo, è straordinario che eh, San Filippo Neri, questo grande santo che camminava con i giovani, con gli adulti, che si portavano poi i bambini, ma non era il santo dei bambini, era il santo educatore della città di Roma, lui ha pensato il pellegrinaggio alle sette chiese in cui ogni chiesa si meditava su un dono dello Spirito Santo, i famosi sette doni della Crescima, ma li si vedeva in relazione ad una virtù che l'uomo vuole raggiungere e ad un vizio che invece lo trattiene. E fra l'altro questo modo di San Filippo è presente in molte eh, riflessioni del 1500, per esempio si trova nella cupola di Santa Maria del Fiore, fatta dal Brunelleschi e affrescata dal Vasari, cioè c'è sempre un vizio, una virtù e un dono dello spirito. No? E questa cosa aiuta a capire come c'è un desiderio, c'è una cosa che ti tira e c'è l'esigenza, il desiderio di, di, di un dono di grazia che ti dia la forza. Beh, credo che noi abbiamo anche una grande responsabilità in questo e la sento perché effettivamente eh, oggi gli adulti che sono intorno a questi ragazzi tendono a levare il problema, non si parla più appunto di un nemico, non si parla più, non si vuole neanche vedere qualcosa di negativo, qualcosa che può farci male. Come possiamo fare a spiegare, a, in maniera attraente anche, a rivolgerci a questi ragazzi, facendogli capire che ci sono veramente delle scelte sbagliate, che c'è una libertà che può portare anche verso il male. Quando tu presenti a un ragazzo, un ragazzino, a un adolescente, questo aspetto agonistico, secondo me si sveglia qualcosa in lui. Cioè c'è proprio un desiderio profondo nostro nel bene, però di essere guerrieri, cioè di avere un'armatura, di avere una spada che ti permette di combattere contro il male. Cioè hai bisogno di armi di luce. Queste sono tutte delle immagini di San Paolo, cioè del fatto del credente come un eh, guerriero coraggioso che combatte una battaglia non materiale per uccidere qualcuno, ma una battaglia nel quale lui deve difendersi e ha bisogno dei doni dello Spirito Santo eh, che è lo spirito di Cristo per prendere la forma di Cristo, perché Cristo è l'unico che è in grado di darti la forza di vincere. Questo discorso agonistico, come diceva Don Andrea, lo troviamo in cose che appassionano moltissimo i ragazzi. Lo troviamo in Harry Potter, lo troviamo nel Signore degli Anelli, lo troviamo in tutte le avventure. Cioè che c'è sempre questa opposizione. E Invece noi a volte facciamo un, dei racconti dove vogliamo presentare una realtà eh, pacifica, irenica, eh, tondeggiante, senza sperità, senza. e questo chiaramente non gli interessa perché sentono la puzza della falsità, cioè non gli si parla della, de, de, del contrasto della fatica. Quindi occorre parlargli non solo delle virtù, ma anche dei vizi. Paradossalmente sono interessati forse più ai vizi che gli vengono raccontati e che alle virtù. Occorre. Eh, trovare le parole giuste per parlare della bellezza della virtù, cioè una forza di volontà, un desiderio per rispondere a qualcosa che ti trascina verso il basso e perché bisogna contrastare e far vedere tutto l'orrore di questo vizio che ti trascina verso il basso e farli arrivare a accogliere quanto è necessario un dono di grazia che però è donato a coloro che lo chiedono. Io questo in ogni incontro di catechesi bambini ragazzi, adulti, tutte le volte lo dico. Insegno sempre la risposta a questa domanda. Dio dà lo Spirito Santo a tutti? La risposta è no. Dio dà lo Spirito Santo a tutti coloro che lo chiedono. Il Padre darà lo Spirito a coloro che lo chiedono. Occorre proprio la nostra libertà di invocare, di chiedere come dei mendicanti. Qualcosa molto di fisico, di concreto. Non è qualcosa che si ferma eh, all'incontro di catechesi.